siamo a Lampedusa, i clandestini sono stati portati dal centro d'accoglienza qui a Calapisana, è arrivata la nave Rhapsody. Questi sono i clandestini, che sono una parte di clandestini che sono arrivati durante la notte con sbarchi autonomi direttamente dentro il porto. Gli è stato fatto il tampone, non abbiamo nessun tipo di informazione noi lampedusani riguardo ai positivi, quindi non siamo per niente tranquilli. Gli operatori che entrano in contatto con loro poi sono in giro per l'isola, nei bar, e quindi siamo molto preoccupati. Non viene comunicato nulla, adesso li imbarcano sulla Rhapsody, eccola qua la nave Rhapsody che ha appena attraccato. Faranno fare la quarantena di 10 giorni e poi ve li ritroverete, cari italiani, cari connazionali, in giro per l'Italia, nei parcheggi a chiedere la monetina, se no vi danneggiano la macchina, nei ghetti di spaccio, nelle stazioni, che bivaccano nelle piazze. Eccoli qua. Noi vogliamo farvi sapere, farvi conoscere come avviene il tutto e il perché poi vi ritroverete nelle città tutta sta gente che, siccome non c'è lavoro, non può lavorare. Il Covid a Lampedusa non esiste, l'attività continua. Eccoli qua tutti ammassati. Il governo è incapace di bloccare i flussi e garantire la salute e la sicurezza pubblica innanzitutto dei lampedusani. Condividete, ragazzi, mettete a conoscenza tutti. Un saluto.